Alla fine del messaggio dell'apparizione, poi dopo che si riprende perché si entra in una dimensione particolare, poi scrive il messaggio. Ecco, il messaggio di lunedì scorso, 2 luglio, dice così: figli miei, di nuovo vi prego maternamente di fermarvi un momento e di riflettere su voi stessi e sulla transitorietà di questa nostra vita terrena. Tutto passa, tutto se ne va. Poi riflettete sull'eternità e sulla beatitudine eterna. Voi cosa desiderate? Per quale strada volete andare? L'amore del Padre mi manda affinché sia per voi mediatrice, affinché con materno amore vi mostri la via che conduce alla purezza dell'anima, di un'anima non appesantita dal peccato, di un'anima che conoscerà l'eternità. Prego che la luce dell'amore di mio figlio vi illumini, che vinciate le debolezze e usciate dalla miseria. Voi siete miei figli e io vi voglio tutti sulla via della salvezza. Perciò, figli miei, radunatevi intorno a me affinché possa farvi conoscere l'amore di mio figlio ed aprire così la porta della beatitudine eterna. Pregate con me per i vostri pastori. Di nuovo vi ammonisco, non giudicateli, perché mio figlio li ha scelti. Vi ringrazio. Ecco, in modo particolare nel messaggio del 2 di ogni mese la Madonna conclude sempre con questa esortazione a pregare con lei per i nostri pastori. Ecco, ricordiamoci che la Madonna prega sempre per tutti e per tutti noi che siamo peccatori. Ecco, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E poi ci dice quello che Gesù dice nel Vangelo, quindi la Madonna non è che si inventa qualcosa. Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perché con la misura con la quale giudichiamo saremo giudicati. Ecco. Il caro regista mi fa segno che abbiamo 5 minuti. Alla fine, allora ripercorriamolo questo messaggio in questi 5 minuti, perché è importante, ce lo diciamo sempre, poi questo momento un po' lento del venerdì, ecco, vogliamo fermarci noi, come dice la Madonna, vi prego maternamente di nuovo, fermatevi un momento e riflettete su voi stessi e sulla transitorietà di questa nostra vita terrena. Ecco, senza aspettare, carissimi amici, che succede qualcosa di doloroso, di imprevisto. Avete visto quando muore una persona giovane? Ecco, lì siamo costretti a fermarci. Per forza siamo costretti, non è un fermarci liberi, e diciamo delle cose vere, non sconcludiamo, non si vuole niente, non mi volere bene, solamente che poi è un momento che passa, mannaggia la miseria. Perciò pregare è importante, perché non c'è bisogno di aspettare i momenti in cui siamo costretti a renderci conto che la vita non è nelle nostre mani. Noi lo dobbiamo fare sempre. Ecco, da quando ci svegliamo la mattina e durante la giornata diverse volte dobbiamo riprendere coscienza, a quando andiamo a letto la sera. Ecco, fermarci un momento, o dice chissà quando,
un momento e riflettete su voi stessi e sulla transitorietà di questa vostra vita terrena. Poi riflettete sull'eternità e sulla beatitudine eterna. Quante canzoni che parlano di questa eternità, no? Le potremmo ripercorrere pure. Poi riflettete sull'eternità e sulla beatitudine, sopra contentezza, sopra gioia, che le gioie che proviamo sulla terra, ma se poi finiscono, e chi so, perché alcuni hanno pochi momenti di gioia sulla terra senza aver fatto niente male a nessuno. Ci sono tanti bambini che soffrono, approvano sta beatitudine, anche se dobbiamo dire pure che ci sono tanti bambini nel mondo che non hanno tutte le cose che hanno i nostri bambini, ma yogano, si divertono e sono beati, no? Ma io parlo pure di quelli malati, no? Se non c'è la beatitudine eterna, come facciamo a sorridere, a stare sereni? Voi cosa desiderate? Per quale strada volete andare? Ecco, tenendo presente che Gesù ha detto: io sono la via alla verità e alla vita. Carissimi amici, se noi seguiamo Gesù, veramente facciamo questa esperienza della beatitudine qui sulla terra, e poi sempre di più crediamo che c'è la beatitudine eterna, e quindi non abbiamo paura di questa benedetta morte, no? Che possiamo chiamare pure noi, come San Francesco d'Assisi, sorella, quando viene la sorella morte andiamo a trovare sempre pronti. L'amore del Padre mi manda affinché sia per voi mediatrice, affinché con materno amore vi mostri la via che conduce alla purezza dell'anima, di un'anima non appesantita dal peccato, di un'anima che conoscerà l'eternità. E poi la Madonna prega. Qual è il desiderio della Madonna? È il desiderio che dovremmo avere pure gli uni gli altri noi. Prego che la luce dell'amore di mio figlio vi illumini. Ecco, cosa deve desiderare un marito, una moglie, un figlio, una madre per l'altro, il marito? Che possa essere illuminato dalla luce dell'amore di mio figlio. Se una moglie è illuminata dall'amore di Gesù, te voglio bene a tia marito, e viceversa, fratelli, sorelle, figli, amici. E qua è il punto: se uno è in grazia di Dio, ecco, ti tratta meglio. Se uno è invece fuori dalla grazia di Dio, non ti può trattare bene. Perciò la Madonna prega che la luce dell'amore di mio figlio vi illumini, e così vinciate le debolezze e usciate dalla miseria nella quale tante volte cadiamo tutti quanti. Voi siete miei figli e io vi voglio tutti sulla via della salvezza, perciò figli miei radunatevi intorno a me. Ecco, questa è la Chiesa, la domenica è il giorno del Signore, radunarci, ecco, con Maria, con lei, a celebrare la vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte. Voi siete miei figli, perciò radunatevi intorno a me affinché possa farvi conoscere l'amore di mio figlio. Avete sentito l'antifora del Vangelo? Venite a me, dice Gesù, che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò l'amore di mio figlio, ed aprire così la porta della beatitudine eterna.